consegnate venerdì scorso al Teatro della Fortuna le borse di studio che ogni anno la BCC di Fano mette in palio per studenti soci, figli di soci e dipendenti in memoria dei coniugi Mirko e Monica Buttaroni scomparsi in un tragico incidente aereo nel 1996. Come di consueto, alla presenza dei vertici della banca e dell'amministrazione comunale, sono saliti sul palco 155 studenti sotto gli occhi dei genitori di Mirko e Monica, come sempre presenti alla cerimonia, che si sono particolarmente distinti negli studi con votazioni meritevoli, ottenendo il diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado e il diploma di laurea. Le borse di studio per un ammontare di 55.000 euro sono la conferma della volontà dell'Istituto di Credito Fanese di voler investire nel futuro scolastico e professionale degli studenti. Sono 20 anni esatti, infatti, che la banca ha istituito queste borse di studio, premiando in totale 1.715 ragazzi. Sicuramente numeri importanti. Penso il primo anno abbiamo premiato 15 persone, ad oggi premieremo 155 ragazzi. Un totale di oltre 1.700 persone che hanno fatto un percorso di eccellenza nei vari cicli di studio. CC di Fano punta sui giovani, vuol favorire la crescita dei giovani sia da un punto di vista personale che professionale, quindi diverse novità, alcune in continuità con il passato e alcune che introdurremo a breve. Innanzitutto una reunion tra giovani, quindi un incontro che vorrà mettere insieme tutte queste esperienze, far condividere loro esperienze personali e professionali nella logica di fare rete, un po' come avviene nelle banche di credito cooperativo. Nuove iniziative e prodotti bancari quindi a favore dei giovani che a partire da settembre 2016 li supporteranno sul fronte della formazione e nonostante il mercato non mostri ancora grandi segnali di ripresa, rafforzano così il messaggio che la BCC di Fano gli è vicina nelle loro scelte. Il sistema bancario, ma non soltanto le BCC, soffre ancora, quindi occorre una forte ripresa, il nostro territorio si sta muovendo, ma evidentemente dobbiamo ancora essere molto attenti alla nostra attività bancaria, però questo non fa venir meno l'attenzione per il territorio, quindi stasera veramente siamo in festa, fa molto piacere premiare tanti ragazzi bravi che sono la vera ricchezza del nostro territorio, quindi tanti auguri a tutti e soprattutto congratulazioni ai ragazzi e alle loro famiglie. Allora.